La Genesi, capitolo 46. Israele partì con tutto quello che aveva e, giunto a Beersheba, offrì sacrifici al Dio di Isacco suo padre. Dio parlò a Israele in visione notturna e gli disse: Giacobbe, Giacobbe, ed egli rispose: Eccomi. Dio disse: Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là io ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto, te ne farò anche sicuramente risalire, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Allora Giacobbe partì da Beersheba, e i figli di Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, i loro bambini e le loro mogli sui carri che il faraone aveva mandato per trasportarli. Essi presero il loro bestiame e i beni che avevano acquistato nel paese di Canaan e scesero in Egitto, Giacobbe con tutta la sua famiglia. Egli fece venire con sé in Egitto i figli dei suoi figli, le sue figlie, le figlie dei suoi figli e tutta la sua famiglia. Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto: Giacobbe e i suoi figli. Il primogenito di Giacobbe, Ruben, i figli di Ruben, Kenoc, Pallu, Gesgrod e Carmi, i figli di Simeone, Jemuel, Yamin, Oad, Jachin, Soar e Saul, figlio di una cananea, i figli di Levi, Gerson, Keat e Merari. I figli di Giuda, Onan, Sela, Peret e Zarak. Ma Er e Onan morirono nel paese di Canaan. I figli di Perez furono Gesron e Camuel. I figli di Issacar, Tola, Puva, Job e Sirmrom. I figli di Zabulon, Sered, Eleon e Ialel. Questi sono i figli che Lea partorì a Giacobbe, a Padanaram, oltre a Dina, figlia di lui. I suoi figli e le sue figlie erano in tutto 33 persone. I figli di Gad, Sifion, Aggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi, Areli. I figli di Asce, Imna, Tisva, Tisvi, Beria e Serac, loro sorella. I figli di Beria, Eber e Malchiel. Questi furono i figli di Zilpa, che Labano aveva dato a sua figlia Lea. Lei li partorì a Giacobbe, in tutto 16 persone. I figli di Rachele, moglie di Giacobbe, Giuseppe e Beniamino. A Giuseppe nel paese d'Egitto nacquero Manasse e Efraim, i quali Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. I figli di Beniamino, Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Ei, Ros, Muppim, Cuppim e Ard. Questi sono i figli di Rachele, che nacquero a Giacobbe in tutto 14 persone. I figli di Dan, Cusim, i figli di Neftali, Ichsel, Cuni, Jeser e Sillem. Questi sono i figli di Bila, che Labano aveva dato a sua figlia Rachele. Lei li partorì a Giacobbe, in tutto 7 persone. Le persone che vennero con Giacobbe in Egitto, discendenti da lui, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, erano in tutto 66. I figli di Giuseppe, nati in Egitto, erano due. Il totale delle persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto era di 70. Giacobbe mandò davanti a sé Giuda verso Giuseppe, perché questi lo guidasse nel paese di Goshen. Giunsero nella terra di Goshen. Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì in Goshen a incontrare Israele, suo padre. Gli si presentò, gli si gettò al collo e piansero a lungo sul collo. Israele disse a Giuseppe: Ora che io muoia pure, già che ho visto il tuo volto e tu vivi ancora. Giuseppe disse ai suoi fratelli e alle famiglie di suo padre: Io andrò a informare il faraone e gli dirò: I miei fratelli e la famiglia di mio padre, che era nel paese di Cana, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori perché sono sempre stati allevatori di bestiame e hanno condotto con sé le loro gregge, i loro armenti e tutto quello che posseggono. Quando il faraone vi farà chiamare e vi dirà: Qual è la vostra occupazione? Risponderete: I tuoi servi sono stati allevatori di bestiame dalla loro infanzia fino ad ora, noi come i nostri padri.
Così abiterete nella terra di Goshen, perché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori.